Ciao a tutti da Nuovo Globe, benvenuti ad una nuova lotta, stavolta non Wi-Fi ma di Shodan. Sto testando un nuovo team, il nuovo team gira intorno a Mega Heracross e quindi ho deciso di mettere in campo Vaporeon, che è il mio Wishpasser, Etran che setta le rocce, Thundurus che ha una priorità con Tuononda, il mio Landorus T che sto la scelta, il mio Latios che è il classico Latios con Assorbisfera e Scacciabruma. Guardando velocemente il team avversario vedo che ha Talonflame senza un Pokémon con Scacciabruma e a Breloom, e quindi immagino che il mio avversario possa iniziare proprio con Breloom con eventuale Focal Nastro. E allora decido di mettere in campo il mio Landorus T e rompere il Focal Nastro con la retromarcia ed eventualmente poi cambiare e a farmi addormentare un po'. L'avversario infatti inizia proprio con Breloom, quindi decido col mio Landorus T di rompere il Focal Nastro, prevedevo probabilmente Spora, e allora decido di utilizzare il mio Latios. Prevedo lo switch e metto in campo Heracross. Il problema è che prevedo male, e allora decido di utilizzare Landorus T perché invece ho previsto molto bene retromarcia. E questo per avere io il turno successivo una retromarcia veloce, dato che sono sto la scelta, e quindi prevedere. A questo punto metto ovviamente in campo Etran, e è la mia buona opportunità per mettere in campo le rocce. Questo perché non è un Pokémon con Rapigiro Scacciabruma. Dato che non so che tipo di Landorus sia, mette le rocce. Allora decido di ritirare il mio Pokémon e andare in campo Vaporeon. Pensavo che nell'eventualità fosse fisico, ma pare che appunto sia speciale con forza bruta. Dato che sapevo di resistere molto bene a due mosse, allora decido di utilizzare idrovampata, ma purtroppo non riesco a bruciare il Pokémon. A questo punto prevedo che lui preveda il mio switch e che utilizzi una mossa diversa. Allora metto in campo il mio Thundurus, che è comunque più veloce e resiste bene sia a Geoforza che a un'altra mossa. A questo punto decido io di utilizzare Tuononda. Questo per arrecare uno stato, ma l'avversario probabilmente credeva che io ritirassi il mio Pokémon. E questo è tutto un mio vantaggio, perché Keldeo paralizzato è un Pokémon alquanto zoppo. A questo punto decido lo stesso di paralizzare Mega Venusaur perché non ho un altro stato da infliggere prima di effettuare lo switch. A questo punto invece metto in campo il mio Etran e decido di utilizzare Lava Sbuffo perché potrebbe essere, è un danno un po' per quasi tutto il team. A questo punto ovviamente decido di ritirare il Pokémon e prevedevo una mossa e Latios è sicuramente il mio counter migliore. Prevedo che ritiri il Pokémon, allora stavolta ho fatto una previsione corretta e decido di mettere in campo il mio Mega Heracross. È una buona opportunità per Mega evolverlo e tra l'altro, dato che è un attacco veramente, veramente molto forte, Mega Heracross riesce a fare un 2KO a praticamente tutti i Pokémon del mio avversario con una buona copertura mossa. E metto in campo Talonflame, non sapendo che tipo di mossa potessi utilizzare per evitare retromarcia, decido di mandare in campo il mio lato senza perpetuarlo. A questo punto mettere in campo Etran e sfruttarlo e utilizzare Boato, questo per infliggere un danno indiretto agli altri Pokémon del mio avversario. E ovviamente Bisharpa ha un po' un problema, allora decido di sacrificare il mio Etran. A questo punto mettere in campo Heracross, che è stato importante, ma si vede che l'avversario prevede molto bene, ovviamente decide di sacrificare il suo Talonflame. Dato che prevedo l'eventuale spora, decide di utilizzare l'Amoruste, ma lui prevede molto bene e decide di cambiare mossa e utilizzare Roccio Tomba, solo poi dopo di utilizzare spora. A questo punto non abbiamo un'opportunità per andare in campo Thundurus, che comunque resiste a quasi ogni mossa tranne Roccio Tomba. E Breloom è KO. A questo punto l'avversario decide di mettere in campo Bisharp e decido come prima cosa di paralizzarlo. Sono molto fortunato perché subito al primo turno è paralizzato. A questo punto decido di utilizzare Fulmine. Lui si vede che non ha utilizzato Danza Spada o Sbigo Attacco. Non ha utilizzato Sbigo Attacco, ma probabilmente Danza Spada, e allora ha deciso del Bisharp di sacrificarlo. E ovviamente Keldeo, che era paralizzato, e KO con Thundurus tranquillamente.
stata una lotta molto di prova, sicuramente competitiva, non il massimo. Ci saranno altri video in questo team che sarà un po' a cambiamento e cercare un attimino di testare un po' la il team, quali sono le sue debolezze oppure no. E grazie a tutti per aver visto questo video e ci vediamo a una prossima lotta. Ciao a tutti da Nuovo Globo, ciao.